Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere questi altri due prodotti del GVDA. Già vi ho fatto conoscere un alimentatore da banco, vi ho fatto conoscere diversi utensili, tra cui un supporto per la livella laser, che tra l'altro vi voglio lasciare di nuovo giù nel primo commento nella descrizione perché era uno strumento fantastico. Ma torniamo a parlare di questi strumenti. Sono due penne smart che hanno una funzione di tester e di multimetro, ci permettono di essere utilizzati sia con che senza contatto e hanno diverse funzioni, ma la cosa più bella è che sono automatici costano circa 20 euro ciascuno vi lascerò il link ovviamente si possono acquistare anche separatamente vi lascerò il link di ognuno di loro così potrete vederli sul sito internet e spero di riuscire anche ad ottenere un codice di sconto quindi mettiamoli sul balcone e vediamo come funzionano iniziamo allora, queste sono quindi le confezioni che vi ho fatto vedere poco fa, che contengono la penna Smart e il multimetro penna, pure in questo caso Smart, ma senza contatto. All'interno della confezione troveremo anche dei semplici manuali di istruzioni. Entrambi funzionano a batterie, vanno inserite nella parte posteriore e va chiusa questa vite, qua a questa forma. Qua cambia leggermente la forma, ma il principio è lo stesso. Quindi guardiamo le funzioni principali. Ovviamente non testeremo tutte le funzioni, ma ci interessa capire se sono precisi e soprattutto quali sono le funzioni che possono essere utilizzate all'interno di un laboratorio di un hobbista o anche in ambito domestico. Partiamo da questo: il classico tester che si utilizza nel 90% dei casi, ad esempio, per verificare la tensione delle batterie e renderci conto se siano cariche o scariche, che siano batterie di automobili, di moto o semplici batterie da utilizzare nei nostri attrezzi. Quindi si può rimuovere questa parte frontale, in questo modo avremo una protezione. Di categoria 3, in quest'altro modo invece riusciamo a rimuoverlo completamente. E ovviamente in questo caso una protezione scende a categoria 2. Quindi rimuoviamo anche questa parte così. Abbiamo la stessa condizione in entrambi gli spinotti. Spinotti che obiettivamente non sono fatti male. Massimo 10A. Rispetto a tantissimi altri multimetri, questi sembrano fatti un po' meglio. Allora, accendiamolo. Si deve premere questo tastino per qualche secondo. Si accenderà il display. E in questo caso è pronto per lavorare già in autonomia. Significa che capisce quello che vogliamo fare. Quindi, se io adesso unisco questi due puntali, riconosce che sto cercando la continuità e sicuramente mi darà il segnale. Ok devo dire che per essere impostato in automatico non è nemmeno molto lento Ok, abbiamo diverse funzioni, può lavorare con corrente continua, corrente alternata, può leggere la l'attenzione, BRS, quindi le frequenze, è in grado di funzionare come cercafase, può essere utilizzato per condensatori, LED, tutti i componenti elettronici che però oggi non vedremo, e tanto altro, quindi da questo tastino potremo scorrere fra le varie funzioni, corrente continua, corrente alternata e tante altre funzioni che come vi ho detto poco fa ci permettono di fare diversi tipi di misurazione. Abbiamo anche la possibilità di accendere il LED la parte frontale così se dobbiamo lavorare in zone poco illuminate possiamo mantenere premuto qualche secondo e avere questo led che ci aiuta a lavorare anche in condizioni di scarsa visibilità premendolo nuovamente e mantenendolo premuto si spegnerà adesso facciamo una prova semplice vediamo quanto sono precisi non mi aspetto chissà che cosa un minimo di scarto in questo tipo di tester è comprensibile ovviamente nel margine di pochi decimi quindi impostiamo questo alimentatore da banco a 20 volt esatti e vediamo quanto ci indica 20 V e 17 secondo me ci può stare alla fine sono due decimi diciamo che per un utilizzo domestico per capire se una batteria è scarica o carica va più che bene. Adesso guardiamo anche l'altro, hanno super giù le stesse funzioni, questo in più ha il contactless, quindi ci permette di avvicinarci alla corrente elettrica e se questa parte si accende e queste spie vanno aumentando da basso verso alto, cambia anche colore, frequenza di bip eccetera. Allora capiamo se c'è corrente che passa da quel cavo o meno. E il resto delle funzioni sono praticamente uguali quindi si accende abbiamo un display leggermente diverso questo è appunto no contact voltage quindi ci permette di verificare come ho detto poco fa avvicinandoci semplicemente e tramite il tasto funzioni anche in questo caso possiamo variare e avere lo stesso tipo di letture quindi facciamo anche con questo la prova e vediamo quanto ci indica sempre con la stessa tensione quindi 20 volt 20 e 18 in questo caso non si vede lo devo girare un pochettino 20 e 18 diciamo che io mi accontento sempre però per utilizzo domestico e eh, se non avete necessità di avere questa precisione così elevata fra 20 volte 20 e 18 effettivamente cambia pochissimo facciamo anche una prova a vedere allora a questo punto se funziona anche il comparto contactless quindi mettiamo come funzione NCV, NCV. vediamo avviciniamoci a questo cavo ok e funziona allora facciamo questa prova però con questo accrocco che mi sono costruito appositamente per fare questo genere di test quindi testiamo questo tester in modalità no contact e vediamo io mi avvicino al cavo blu e in questo caso non mi indica nulla ma se mi avvicino al cavo rosso guardate man mano che mi avvicino aumenta o diminuisce sia la frequenza del beep che ovviamente anche il lampeggio e il colore sulla parte frontale quando tocco, allora in questo caso la frequenza è molto più veloce. Ovviamente anche il lampeggio è più veloce e le LED passano da verde a rosso. Quindi questo funziona. Adesso facciamo una prova. Vediamo di misurare la frequenza. La frequenza dovrebbe essere 50 Hz. Ok, questi sono gli Hz. E siamo a 49,8-49,7. Adesso proviamo a fare qualche altra misurazione. E allora, ragazzi, sto avendo un pochettino di difficoltà con il riflesso della luce. Quindi proviamo, comunque, impostato su auto a vedere la tensione, quindi i volti che riusciamo a leggere da questo collegamento realizzato. Quindi diamo il tempo dato che in auto, ok, abbiamo 223 volte, 220, 224 va oscillando e questo però nella corrente di casa è normale, quindi oscilla sempre, a volte arriva a 230, 220, diciamo che comunque come misurazione va bene. Ora proviamo a vedere invece di trovare live, live però con il contatto, quindi non senza contatto. Per poter fare questa prova bisogna rimuovere però lo spinotto nero. Adesso possiamo utilizzarlo, vi faccio vedere che in questo modo, se io vado sul neutro non ho alcuna risposta, se invece vado sulla fase, allora mi indica che è presente la fase. Allora mi metto a favore di camera, quindi guardate, in questo modo sulla fase mi indica che è presente, se invece vado qua, allora non mi indica nulla. Quindi anche questo funziona ed è pure molto reattivo. Quindi possiamo utilizzarlo in questo modo oppure possiamo utilizzarlo senza contatto come vi ho fatto vedere poco fa. È molto preciso se sono tanti capi vicini come in questo caso. Tra questo e questo c'è poca distanza e deve essere preciso nel riconoscere quale sia il cavo in questione. Ovviamente anche con questo abbiamo la possibilità di verificare la continuità, quindi se un circuito si chiude o meno. Facciamo sempre la prova facendo toccare i due puntali. Vedrete che oltre ad apparire sul display un'indicazione, si accenderanno questi LED e metterà il beep, in questo caso un pochettino più forte dell'altro, e anche da quella parte frontale lampeggerà un LED, quindi guardate. Perfetto. E anche questo, come l'altro, ha un LED posizionato nella parte frontale e per accenderlo basterà mantenere premuto anche in questo caso il tasto con riportata la lampadina. Guardiamo quindi anche questo utilizzandolo come cercafase. Andiamo dove abbiamo il neutro e non ci dà nessun segnale. Andiamo invece da questa parte e in questo caso emette un beep leggermente meno intenso rispetto all'altro però si accendono i led e comunque lo indica anche sul display. Anche questo è relativamente reattivo. In realtà c'è anche un'altra funzione, però non sono sicuro di averla capita bene, tra l'altro è la prima volta che mi capita, quindi vediamo se ho capito bene, quindi questa che ci serve a trovare la fase su diversi cavi e riesce a indicarci pure se la fase è a destra oppure a sinistra del circuito che stiamo misurando. Proviamo ad avvicinarci qua e dovrebbe passare infatti a fase B. Proviamo ad avvicinarmi ad un altro cavo, anche se non ve lo faccio vedere, ok, sono riuscito con un altro cavo che era posizionato più in giù e in questo caso è comparso fase A, B e C. Quindi ci indica quante fasi riusciamo a trovare. Adesso proviamo a vedere invece questo discorso che ci indica la posizione della fase, quindi dovrebbe apparire fase e linea posizionati a destra o a sinistra in base proprio alla disposizione dei cavi. Ok, in questo caso mi è spuntato fase a sinistra, come effettivamente è nella realtà, e linea a destra. Quindi funziona, effettivamente l'indicazione è corretta. Per spegnerli, bisogna quindi premere il tastino di colore rosso e mantenerlo premuto per un paio di secondi. Ma nel caso in cui li dimentichiamo accesi, comunque si spengono in automatico, rimarranno accesi circa 5 minuti. Dopodiché metteranno una serie di bip e si spegneranno in modo da risparmiare le batterie e poterle trovare sempre cariche quando ci servono. Secondo me sono dei dispositivi che funzionano bene. Ovviamente sono da utilizzare in ambito ovbistico, e proprio perché da utilizzare in ambito obbistico, attenzione dove mettete le mani. Se non sapete quello che state facendo, non avvicinatevi alla corrente alternata. La corrente continua fino a quando si tratta di batterie e volete misurare la tensione residua, allora va bene. Per il resto, fate attenzione al limite. Questo contactless solo per verificare se è tutto a posto, ma se avete bisogno, chiamate sempre l'elettricista. Ovviamente hanno tante altre funzioni, che oggi non vi faccio vedere perché i dispositivi sono due, perché le funzioni sono tante, perché altrimenti il video sarebbe durato tantissimo. Comunque penso che vi siano bastati per capire che sono due dispositivi affidabili. Non mi rimane a questo punto che ringraziarvi di avervi questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere il mi piace qua giù sul pollicione cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da Riccardo e a presto